Secondo Nicolò Schira non ci sono più dubbi, la Juventus sta per cedere un calciatore che probabilmente non rientra per la Juventus e ormai non ci sono più possibilità che possa rientrarvi. Scopriamo tutto il dettaglio qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre costantemente aggiornati sulle vicende della vecchia signora in maniera costante, in maniera gratuita, quindi mi raccomando. Iscrivetevi e lasciate like e contenuti per supportare i servizi che arrivano ogni giorno sulla vecchia signora. Allora, Nicolò Schira è andato su una notizia molto interessante e la analizziamo anche noi oggi qui, perché c'è molto di cui parlare. Perché la Juventus a centrocampo sta facendo tanto, ha la percezione, ha avuto per tutto l'anno la Juventus la percezione che quello fosse il reparto da migliorare. E quindi per migliorare quel reparto devi inevitabilmente togliere qualche pedina. Abbiamo visto che qualche pedina è già andata via, ma occhio perché ci sono varie novità da riportare. Partiamo dalla prima. Secondo Nicolò Schira, la Juventus lascerà andare via nei prossimi giorni Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia rientra secondo Nicolò Schira tra i giocatori in esubero. Ma ha una motivazione diversa rispetto agli altri. Gli altri, ad esempio, li sappiamo quali sono: i Szczęsny, i Chiesa, i compagnia cantanti, i Kostic. Sono esuberi perché non rientrano nel progetto, ma soprattutto per questioni economiche. E lui deve girarci intorno. Giunto lì, quando è arrivato, ha detto ci voleva un po' di tempo per ripartire, ma è stato chiamato per rimettere a posto il bilancio. E quindi, come cominci? Andando via dei giocatori che pesano tanto a bilancio. E quindi. Ma il primo anno va via gente come Cuadrado, come gente di un, come Bonucci, come Paredes e come Di Maria. Tutta gente che era dai 6 ai 7 milioni. E alleggerisci. Il secondo anno ancora di più. Va via Alexandro, va via Rabiot, metti sul mercato Szczęsny, metti sul mercato Chiesa, tutta gente dai 5-6 milioni in su. Metti sul mercato il Arthur di turno. Tutta gente che guadagna tanto. Quindi Nicolussi non fa parte di questa categoria. Di quelli che devi vendere perché guadagna tanto, perché con i Nicolussi guadagna poco, guadagna 1 milione di euro. Secondo Nicolò Schira, però, comunque lascerà la Juventus. Perché? Per una serie di motivi. Il primo, Thiago Motta non ha visto lui un giocatore per cui strapparsi i capelli. Assolutamente. Soprattutto perché ha mercato. E quindi la Juventus, che ha necessità di fare plusvalenza, ricordiamolo questo aspetto. Non è tanto cedere perché ti servono 3 milioni, ma perché devi mettere a bilancio una plusvalenza. E con Nicolussi la fai perché è un, diciamo, giocatore che viene dal tuo settore giovanile. Quindi la Juventus, secondo Nicolò Schira, non ha dubbi. Lascerà la Juve in questa finestra di mercato. Ci sono vari club. Partiamo dal primo, il Venezia. Venezia, che sale in Serie A, ha voglia di riprendere quel progetto che ha cominciato qualche anno fa con giocatori importanti e mettere al centrocampo un giocatore come lui potrebbe voler dire ripartire alla grande. Lui ci aveva già provato anni fa alla Salernitana. Aveva cominciato bene, poi un piccolo intoppo ed è tornato alla Juve. E lì un anno purtroppo di panchina. E non deve girarci intorno. Nicolussi alla Juve ha fatto panchina. Nonostante tutto, ha fatto panchina. Il Venezia ci sta provando. La Juventus però col Venezia è stato chiaro. Non ci proponete classi di prestiti con diritto di riscatto. O lo vendiamo a titolo definitivo oppure prestito con obbligo. Non ci proponete i prestiti che poi l'anno prossimo tornano a casa e siamo di nuovo qua a ringolfare quello, a ingolfare quello che è una rosa troppo ampia. Perché la Juventus oggi ha questo problema qui, che la next gen è un fattore importante perché ti arrivano giocatori li puoi vendere. Però dall'altro lato ne arrivano troppi a volte, quindi poi si è troppi. Secondo club che ha chiesto informazioni è il Cagliari. Il Cagliari ha voglia di fare un'altra annata importante, ha voglia di migliorarsi, ha voglia di confermare la Serie A dopo l'anno scorso in cui è stato fatto davvero un miracolo. Il Cagliari questa volta appunta anche sulla qualità. Nicolussi è uno di quelli che secondo me in una squadra come il Cagliari farebbe cose importanti, a mio avviso. Cioè troverebbe anche la sua dimensione, un ragazzo che secondo me teme un po' la pressione, ha bisogno di avere un ambiente come il Cagliari e sarebbe perfetto. Altro club, secondo me, forse il migliore tra tutti. Per progetto, per fascino, per storia, è quello del Parma. Il Parma neopromosso l'anno scorso ha fatto una stagione formidabile. È interessata a Nicolussi. Vuole mettere qualità. Un giocatore della Juventus è pur sempre un giocatore della Juventus. E quindi attenzione perché uno di questi tre club porterà a casa il ragazzo. La Juventus spera di incassare da lui dai 5 agli 8 milioni di euro. Non vorrebbe incassare di meno, quindi arrivare ai 4, non pensa di poter fare di più, quindi sopra i 9. Questa è diciamo, il range su cui si sta basando, si sta lavorando la Juve. Detto ciò,
La Juventus credo che abbia puntato di lui in ottica sulla cessione. C'era per esempio Miretti, su cui si stava lavorando da questo punto di vista. Ma lui, esattamente come Nicolussi, rispetto agli altri, era in una fase di studio. Cioè, Motta li ha studiati attraverso la tournée in Germania, poi attraverso le amichevoli, l'ultima, quella col Brest, in cui è stato... si è guardato ancora di più a quello che è il progetto. Cioè, sono stati fatti dei ragionamenti. Miretti, ad esempio, è uno di quelli che aveva convinto. Contro ogni pronostico, mi verrebbe da dire, perché a me Miretti è un giocatore che non mi fa impazzire, però... ci sono alcuni aspetti a considerare. Miretti poi si è fatto male, starà fuori un mese, quindi questo un po' intacca tutti i piani, sia di conferma che di mercato, insomma un po' tutto. Però Miretti è un giocatore che per caratteristiche è piaciuto molto. Dalla continuità ci dicono che in Miretti Motta ha visto il primo Ferguson. Cioè uno che riesce a fare dei movimenti che mettono in seria difficoltà le difese avversarie, si muove tanto... Chiaramente pecca in lucidità sotto porta, che è quello che poi vedi di più. Cioè, all'occhio di uno che guarda la partita così, in maniera un po'... senza prestarci molta attenzione, Miretti lo vedi direttamente davanti alla porta, sbaglia il gol e dici, Miretti non va bene. Thiago invece ha fatto un'osservazione un po' più ampia. Ha visto i movimenti di Miretti e gli sono piaciuti molto. Ed è per questo che lo voleva confermare, e lo ha confermato. Certo è, ora con l'infortunio si rallenta un po'. Un altro che era sotto osservazione è Hadžić. Di Hadžić ha detto un gran bene, gran bene. E secondo me Hadžić è uno che verrà utilizzato tanto, perché è uno duttile, perché può fare vari ruoli, perché ha un'età molto giovane, ma una personalità e una fisicità che ha sorpreso Thiago Motta. E quindi tra gente come lui, vabbè, Fagioli non è più un'incognita, è uno che è andato all'Europeo nonostante un anno in tribuna, per questioni che sapete, per cui non è più una scommessa, un dubbio, ormai una certezza. Però si è preferito puntare su Miretti e su Hadžić piuttosto che su Nicolussi. E io credo di essere abbastanza d'accordo. Però va venduto a titolo definitivo, perché non ha senso darlo in prestito. Cioè, credo che non abbia veramente senso, perché prestito vuol dire che tra un anno torna. E allora la Juventus deve monetizzare dai giocatori della Next Gen. Lo ha fatto benissimo fino ad ora. L'ha fatto veramente molto bene. Deve continuare a farlo anche con Nicolussi Caviglia, che è un giocatore che, come dice Nicolò Schira, è praticamente ormai certo di lasciare la Juventus.